Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. In questo video parleremo di stretching e mobilità. Esattamente, vi faremo vedere 5 esercizi per allungare tutta la colonna, da ischio crurali, quindi partendo un po' sotto, fino ad arrivare al collo. Iniziamo la puntata! Il mio esercizio preferito in assoluto è quello della squadra al muro, esercizio perfetto per allungare la catena posteriore. Assolutamente. Per farlo bene bisogna sdraiarsi a terra, avvicinare il sedere a un muro e appoggiare i talloni sulla parete distendendo le gambe. Non bisogna per forza arrivare a appoggiare subito i glutei contro il muro, si può anche partire un po' più lontani in base alla nostra flessibilità. E per quelli più flessibili possono anche mettere uno straccio, una salvietta sui piedi e tirare verso il proprio petto in modo da aumentare ulteriormente l'allungamento degli ischio crurali, che sono i muscoli più interessati in questo esercizio. Il grosso vantaggio di farlo con la schiena a terra rispetto al classico stretching di questo tipo per ischio crurali è che la schiena è in scarico, quindi tutti i lombari non verranno sollecitati. Se abbiamo problemi di scali a livello lombare, con questo tipo di stretching si può veramente allungare la catena posteriore delle gambe senza interessare la zona della schiena. Mentre lo facciamo, concentriamoci anche sulla respirazione in modo da rilassare i muscoli nel miglior modo mentre facciamo questo esercizio. Sì, questa è una regola che vale per quasi tutti gli esercizi di stretching. Generalmente quando si inspira si mantiene la posizione, quando si espira si cerca di allungare un pochino di più la muscolatura. Il mio esercizio preferito invece era questo: sdraiato a terra, prendevo le ginocchia e le portavo al petto. Si può fare in due modi, sia tenendo il sacro appoggiato a terra, quindi il coccige a terra. In questo modo allungheremo la parte finale di ischio crurali, glutei e inizio lombari nella zona bassa verso il sacro, oppure si può anche alzare, staccare da terra il coccige portando le ginocchia più vicine, aprendo anche un po' le gambe per fare spazio nel busto, nella panza attuale. In questo modo si tira un pochino anche la parte bassa lombare e si allungano muscoli che tendono a essere sempre un po' contratti quando sei in bicicletta, soprattutto se la posizione non è corretta. La cosa positiva è che non costa sforzo particolare, ma senti proprio che riesci a rilassarti man mano che lo fai. Sì, ci rischi di addormentarsi se sei un po' così. È la coccola. Esatto. Un altro esercizio che è fantastico per allungare la parte alta della schiena è quello della preghiera, possiamo chiamarlo così, preghiera alla Mecca. Ci si allunga in questa maniera, si può fare in diversi modi. Quello classico: si parte con il sedere molto basso, più vicino possibile ai talloni, appoggiato, si va avanti. In questo modo tirerà soprattutto la parte vicina alle scapole, altrimenti si può alzare un po' il sedere e piegarsi un po' di più in avanti, dipende dalla nostra mobilità. In questo modo tireranno anche i deltoidi, la parte più vicina al collo. Tirano anche le spalle leggermente. Anche qui la respirazione aiuta, man mano che si butta fuori aria si può provare a rosicchiare qualche centimetro con le dita, allungandosi sempre un pochino di più. Finora abbiamo parlato di esercizi per allungare muscoli che vengono già allungati durante la pratica del ciclismo, quindi si allungano preventivamente per soffrire meno in bicicletta. Ora invece faremo un esercizio per allungare un muscolo che invece viene contratto parecchio nel ciclismo, sia sempre molto corto, che sono essenzialmente i muscoli estensori del collo. In bici stanno sempre così, molto chiusi. Quello che dobbiamo fare quindi per allungarli è fare il movimento opposto, quindi guardare verso il basso, lasciar cadere la testa e ruotare leggermente. Diciamo che anche questo è un esercizio che si fa bene senza soffrire esageratamente. Basta il peso della testa, dipende poi quanto sale avete in zucca, se non basta potete spingere un po' di più. Peccato che sono un po' inchiodato. Si può fare anche lateralmente. È da qualche anno che non lo facevo questo esercizio. L'ultimo esercizio per quello che riguarda stretching e mobilità è quello, come possiamo chiamarlo, del tergicristallo? Esattamente questo. Serve per ruotare tutte le vertebre una sull'altra in modo da appunto migliorare la mobilità di tutta la colonna. E anche qui mi sto chiedendo perché non lo faccio mai, visto quanto sono incatramato. La cosa importante in questo lavoro ovviamente è cercare di abbassare il più possibile le ginocchia, provando a toccare terra, senza però alzare la spalla dall'altro lato. In questo modo tutta la colonna subirà una rotazione e quindi riusciamo ad agire bene o male su tutte le vertebre, almeno quelle dorsali lombari. Siamo arrivati alla conclusione di questo video sui nostri esercizi preferiti per quello che riguarda lo stretching e mobilità della schiena. Diciamo che tra i buoni propositi dell'anno potremmo anche inserire fare un po' più di stretching, perché visto qui facciamo stretching. Siamo rigidi. L'ultima volta l'abbiamo fatto 2 anni fa, secondo me, quando abbiamo fatto il video sullo stretching. Siamo dei pali della luce, Giorgione, cioè veramente scandaloso. Voi fatelo un po' più di noi che vi aiuta a star meglio sicuramente. Quindi se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, condividetelo con i vostri amici
che non riescono ad arrivare al ginocchio, luce. Palle della luce, magari diventano un po' più flessibili anche loro. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao.